Onorevole, una campagna elettorale sicuramente non facile questa, come la sta vivendo, ma soprattutto come reagiscono i cittadini? Ma io disdico un attimino, perché non facile non la vedo, però forse perché ci sono abituato a stare in mezzo alla gente, forse perché ci sono abituato ad avere questi miei consiglieri comunali sparsi nei 24 comuni e quindi c'è una presenza sempre massiccia. Io non ho avuto difficoltà fino adesso a riscontrare le persone che vogliono essere sicuramente consultate, vogliono essere sicuramente motivate, vogliono spiegare qual è la programmazione del futuro di questo governo regionale, che cosa propone Micari e ovviamente non propone il deputato, perché ormai sento anche parecchi altri miei colleghi che diventano essere presidenti di una regione, quindi promettono come se ci sono programmi. Il programma è unico, il programma è quello del Presidente Micari e su quello ci dobbiamo basare tutti. Sicuramente il mio programma è la difesa del territorio, il fabbisogno della gente, lo stare in mezzo alla gente per creare quello che è un momento di sinergia e di sintesi su quello che possono essere le problematiche dei 24 comuni di questa provincia e, perché no, trovare anche quel momento di governabilità dove rispetto al passato oggi si possa cambiare, e mi riferisco alla formazione che non può restare ancora in sospeso, mi riferisco alle attività produttive che non possono creare bandi e dopodiché le graduatorie dei bandi che vanno a investire, innovazione e ricerca su questo territorio si saprà fra 6 mesi, penso che dobbiamo accelerare tutto quello che è la burocrazia e tutto quello che di buono questo governo con Micari Presidente può fare e deve fare, e la provincia di Trapani penso che se mi dà ancora una volta questo mandato si renderà conto che sarò supervisore e sarò attento come sempre affinché tutto ciò si realizzi. Onorevole, Marsala ha grande potenzialità, ma ancora di più abbiamo il porto, abbiamo l'agricoltura, la sericoltura, ci sono tantissime cose su cui lavorare. L'impegno di Paolo Ruggirello per questa nuova legislatura? Ma sicuramente Marsala, come tante altre realtà del comune di Trapani, della provincia di Trapani, Marsala è un punto di riferimento, diciamo così, dell'organizzazione forse della politica e del modo in cui poter investire sul territorio della provincia di Trapani. Non dimentichiamo ciò che è stato negli anni, un bacino importante sia dal punto di vista, diciamo così, enogastronomico, dal punto di vista della viticoltura, ma anche, devo dirti, anche la floricoltura è abbastanza importante e rinomata. Molte sono le aziende importanti di questo settore, molte sono le realtà che hanno bisogno, penso, di un supporto ancora più forte da parte della Regione, nella presenza costante e quotidiana nel poter dare loro la possibilità di investire in questo territorio e di investire, diciamo così, creando occupazione e creando anche mercato all'estero, il mercato dove anche qui in questo settore, in questo momento, penso che sia di importante valore creare anche un'operazione di supporto dal punto di vista della politica locale, cosa che in questi giorni forse penso che sia stata un pochettino trascurata, quindi l'azienda, gli operatori hanno bisogno di avere la politica e il politicante di turno che stia con loro a progettare, a programmare qualsiasi investimento vogliano fare, perché sia un investimento che vada a buon fine, e noi non possiamo fare altro che ringraziarli e stargli accanto, perché grazie a loro e ai loro investimenti sicuramente possiamo dare risposta al territorio e all'occupazione, evitando tanto di mancanze di partenze di ragazzi e di soggetti che vanno via da questa nostra beata terra. Se dovesse, diciamo, chiedere all'elettore marsalese, ma non facciamo campanilismi, all'elettore trapanese in generale di questa provincia, ecco, cosa chiede, cosa direbbe? A proposito, lei diceva i giovani, il fatto che se ne vanno via, ecco, la sua idea, ecco. Ma guardi, io da parte mia non ho avuto mai campanilismi, quindi io sono un trapanese e come vedi anche la piazza di Marsala, diciamo, è una di quelle piazze che sicuramente mi ha dato già valore nel passato, proclamandomi anche loro con i loro consensi a deputato di questo territorio. E Marsala è una mia seconda città, come una delle tante mie seconde città sono gli altri comuni di questo territorio. Io vivo quotidianamente e costantemente con il rapporto della mia gente, dei miei consiglieri comunali, che attraverso loro ovviamente mi rappresentano al migliore dei modi. E devo dire, diciamo, non è un campanilismo, se la nave romana è stata recuperata a Marsala, a Trapani, a Marausa, sono stato uno di quei promotori di doverla portare a Marsala, per una questione non di campanilismo, dovevo difenderlo nel mio territorio, perché non sta lì la politica sicuramente, ma l'importante e l'interesse è quello di creare quelle che sono le opportunità
quelli che sono i presupposti di poter creare un'occupazione e trovare quel sistema. Il sistema oggi c'era la nave punica a Marsala, penso che sia da un punto di vista dei visitatori, da un punto di vista del turista, un punto di riferimento dove il bacino delle navi recuperate in questo territorio vada tutto in un unico posto, quindi non è un andare contro al cittadino trapanese questo investimento su Marsala, ma penso che Marsala potrebbe dare anche di suo, diciamo, di gran lunga superiore, diciamo, un rapporto maggiore a quello che è da traino a questa provincia per il futuro.